Cioè, piccola, perché te ne stai qui? Lasciami stare. Che è successo? Eri tanto tranquilla prima della ricreazione. Già. Prima di essere colpita dal veleno di Carla, io non ho fatto nulla, ma lei mi ha messo in cattiva luce con Antonio. Antonio? Sì, Antonio. Io tengo molto la sua amicizia, anzi, vorrei tanto che diventasse qualcosa di più. Ma Carla è assurda. Vabbè, dai, andiamo. Se la prof perde la pazienza potrebbe essere guai. Dai, okay. Sì, in classe. Vuoi un pezzo del mio panino? Piccolo però. No, grazie. Non ho fame. Io invece non riesco a stare senza mangiare. Sì, lo so. Che vorresti dire? Niente. Vabbè, va. Io vado a vedere se alla signora è rimasto un altro panino. Questo era troppo piccolo. Sofia, che cosa c'è che non va? Ti vedo un pochino strana in questo periodo. Niente, professoressa. Niente? No, non devi dire niente, perché ti conosco bene. Lo sai, con me puoi parlare. Beh, stare bene se non fosse per Carla. Mi sta facendo la guerra. L'altro giorno mi ha fatto rimproverare anche dal preside. Non le va da genio? E ci tiene tanto a farmelo sapere. Ecco. Capisco, ma non ti abbattere. Vedrai che passerà. Abbiamo avuto tutti la vostra età e anche i vostri problemi. Non ti preoccupare. Vediamo, fammi un sorriso. Dai, su con la vita. La campanella, devo andare. Ho lezione in quinta. Ciao. Ci vediamo dopo. Che sfiga! Che è successo ora? La signora dei panini ha venduto l'ultimo a quello che c'era in fila prima di me. Ho una fame! Dovremmo trovare il modo di rimediare al clima che si sta creando in classe. Questi contrasti fra Sofia e Carla sono un po' dannosi per le ragazze e anche per tutta la classe. Ma si mette a studiare Sofia piuttosto che arrabbiarsi con Carla, che almeno studia. Ma non credo che sia colpa di Sofia. Carla non mi ha mai dato problemi, questo è certo. Se vuoi parlare con la classe, le scienze sociali mi possono aiutare ad affrontare questo problema. Questa potrebbe essere un'idea. E per la prossima volta portate anche voi il capitolo sul bullismo. Mi raccomando, studiate e fate vostro l'argomento che possa servirvi ad evitare problemi simili qui a scuola. E che ci vuoi fare? Se prima non finisce Uomini e Donne, non riesco a staccarmi dalla TV. Cosa prendiamo? Ma non so, un panino paradiso, un aperitivo con tanti stuzzichini o un tronchetto al caffè. Sì, vabbè, magari tutto assieme. Eh già, qui è tutto buono. Guarda, c'è Anto. Anto, vieni a sederti con noi. Ciao, belle. Antonella, Sofia è giù di corda quest'oggi. Tua cugina Carla ne ha combinato un'altra delle sue. Cosa ho fatto stavolta con la strega di Biffale? Mi tormenta. Più riesco ad avvicinarmi ad Antonio e più mi allontano. Stavolta si inventa di aver offeso Gianni. Ma non è assolutamente vero. Povero Gianni. Povero per avere una sorella così. È dura aver a che fare con Carla. Antonio non concepisce assolutamente che la sua sorellina possa essere così malevola da inventarsi tutto. Ma poi Sofia, perché ce l'ha tanto con te? Ma che ne so,
Immagino che non ti voglia come cognatina, figurarsi. Ora accanto a suo fratellone un clone di se stessa. Povero Antonio. Sia come sia, che devo fare? Non c'è dialogo da me e Carla, e con lei ho sempre a che fare. E la sorella d'Antonio, su di lei ha molta influenza. Sono nei guai, ragazzi. Potresti dimenticarla e passare avanti? Non dirlo neanche per scherzo. Non riesco a immaginarmi senza di lui. No, ci deve essere un modo. Sì, potresti corteggiare Carla per arrivare ad Antonio. Io mi dispero e tu scherzi. Ma l'amica che sei? Se non la puoi conquistare, la puoi sempre castigare. Castigare? Sì, una bella punizione non può che farle bene. Uno scherzo monumentale, ecco quello che ci vuole. Così mi metto dalla parte del torto e mi posso scordare completamente Antonio e tutto il resto. No, no, la punizione ci vuole, è sacrosanta. Non posso perdermi l'occasione di castigare quella vipera. Non lo so, io vorrei solo stare tranquilla. Non voglio fare la guerra a nessuno. Tutto questo mi dispiace. Ci sono momenti in cui una ragazza deve mostrare le unghie e usarle per conquistare e difendere ciò in cui crede. Quanto sei saggia! Qualunque cosa sia successa, se l'è meritato, non ho dubbi. Forse hai bisogno d'aiuto. Sì, di una bottiglietta di cicuta. Se la fiuccia bella, se è recuperabile, la gente ti calpesta e tu ti destini a fare la buona samaritana. Vabbè, io vi saluto, ho ben altro da fare. Ragazzi, ricordate, il rispetto degli altri si guadagna rispettando gli altri. Io gli vado incontro, non mi interessa quello che dice. Vedo solo una ragazza che ha bisogno d'aiuto. Io ho ben altro da fare, ci si vede? Tieni. Cosa vuoi? Che ci fai qui? Niente. Passeggero in compagnia, ora sono sola. Per dire le unghie, tranquilla che non lo dico a nessuno. Ti sto antipatica, vero? Ehi, mi hai tolto le parole di bocca. Non ce l'ho con te, ma sarebbe tutto più facile se tu la smettessi di girare intorno ad Antonio. Oddio, si ricomincia. Sarebbe tutto più semplice se smettessi di odiarmi. Non ti odio, è solo che credo che tu non sia la scelta giusta per mio fratello. Che ti credi di essere? Stephanie Forrester, se c'è qualcuno che può pretendere qualcosa ad Antonio, sono solo i vostri genitori. Già, bella storia. Loro si fanno la guerra e di noi non si occupa nessuno. Stanno divorziando. Non sai in che inferno mi trovo. Mi dispiace tanto. Non immaginavo minimamente che ci fosse una situazione del genere. Deve essere dura anche per Antonio e Gianni. Sì, allora cerco di far arrivare il meno possibile di questa storia. Ho sempre trovato il modo per tenerli lontano da casa, per non fargli sentire l'aria di tempesta che tira. Non immaginavo minimamente che potesse esserci questa situazione. Senti, se tu credi che io possa essere un elemento di disturbo, magari posso mettermi da parte e aspettare. Tengo molto ad Antonio, ma non voglio far danni. Metterti da parte? Forse all'inizio lo pensavo, adesso non più. Possiamo diventare amiche? Ma sì, possiamo provarci.